Spazializzazione in esilio. Mühlberger e Canafani. In questo video vorrei presentare brevemente il saggio della professoressa Hala Farraj sul tema della spazializzazione in esilio in Mühlberger e Canafani, pubblicato da Promosa e Klaff in traduzione italiana. La letteratura sugli sfollati, gli espulsi e gli esiliati è di fondamentale importanza in ogni epoca storica per affrontare il passato di una popolazione, per non dimenticare la tragedia accaduta e per impegnarsi a favore di un futuro in cui questa tragedia non si ripeta. Ed è essenziale in un discorso interculturale e anche in un contesto di letteratura comparata. Per questo Promosaic ha deciso di tradurre questo saggio della germanista egiziana, professoressa Hala Farraj, che in esso affronta la tematica dell'elaborazione estetica dello spazio in due autori. Uno appartenente ai tedeschi dei Sudeti e l'altro palestinese. Si tratta di due autori che vivono personalmente, anche se ad un'età molto diversa, la stessa tragedia dell'espulsione dalla loro terra natale, in due regioni geografiche molto lontane, segnate però da un destino molto simile. Oltre 3 milioni di tedeschi dei Sudeti furono sfollati dopo la capitolazione tedesca del 1945 e all'indomani della fondazione dello Stato cecoslovacco. Una cosa simile avvenne in Palestina, in seguito alla fondazione dello Stato di Israele, che andò di pari passo con la Nakba, la grande catastrofe che coincise con l'espulsione di milioni di palestinesi dalle loro terre natali. La perdita dello spazio vitale, che si può chiamare terra natale o patria, per la vittima significa perdita di identità e vuoto identitario. Questi temi legati all'esilio, alla perdita della casa, in senso fisico e simbolico, vengono affrontati nei due autori che la professoressa Farraj paragona tra loro dal punto di vista retorico, analizzando i loro simboli della spazialità e la loro rappresentazione estetica. Il primo è Josef Mühlberger, 1903-1985, noto autore tra i tedeschi dei Sudeti, che per tutta la vita si impegnò per la promozione del dialogo interculturale tra tedeschi e ciechi. Nel 1946 dovette lasciare la sua città natale, Trautenau, per fuggire in Germania. Il secondo è il palestinese Ghassan Kanafani, 1936-1972, che a differenza dell'autore dei tedeschi dei Sudeti, morì molto giovane, vittima di un attentato israeliano volto a fermare per sempre il suo fervore politico nell'ambito della letteratura della Resistenza. Il soggetto di ricerca di questo saggio riguarda l'importanza dello spazio per i processi del pensiero, di cui fa parte anche la memoria. Si tratta di una spazializzazione all'insegna della dicotomia tra il qui e il lì. Il proprio e lo straniero, la mia terra e la terra dell'altro. Credo che questo paradigma, applicato dalla professoressa Farace alla letteratura dell'esilio di Mühlberger e Canafani, sia fondamentale per la letteratura comparata dell'esilio e vada applicato anche ad altri autori. Grazie.